Bentrovati, questo tutorial è dedicato all'elettronica wearable, ossia come applicare le tecnologie di Arduino ai dispositivi indossabili. In particolare in questo video vedremo come rendere interattiva una maschera di carnevale utilizzando due anelli Adafruit NeoPixel e una scheda Arduino Nano. Ho scelto la maschera da medico della peste perché il becco può essere utilizzato per alloggiare tutta la parte elettronica. Qui in Tinkercad vediamo come andare a cablare il circuito. Le strisce e gli anelli NeoPixel di Adafruit hanno 4 pin, due sono relative all'alimentazione, quindi il win e la massa. Il pin in è il pin che andremo a collegare a sua volta al pin digitale di Arduino e sarà questo a dare il segnale. Per collegare più strisce in serie andremo a utilizzare invece il pin out per far fuoriuscire il segnale e farlo entrare nel pin in di una seconda striscia. Io qui ho cablato in questa maniera due anelli perché li voglio usare in parallelo e non in serie. Andiamo a vedere il codice che ti ricordo puoi trovare nella descrizione di questo video e tutto quanto ruota intorno alla libreria Adafruit NeoPixel. Andiamo a definire i due pin che controllano i due anelli. Andiamo nelle righe 8 e 9 con questa funzione a dichiarare i due oggetti che vogliono come argomenti i pin e il numero di pixel, ossia di LED che compongono questa striscia. Questi sono dei LED RGB che noi all'interno di un ciclo for nel loop andiamo a programmare sfruttando le variabili red color, green color, blue color, che nella funzione set color andiamo a impostare con random ad un valore casuale da 0,55. Quindi nel setup dobbiamo solamente inizializzare i due oggetti dichiarati. E come detto nel loop all'interno di un ciclo for andiamo a far cambiare in sequenza il colore a questa striscia di 12 pixel. Andiamo ad avviare la simulazione e intanto vi ricordo che nella scheda in alto a destra puoi trovare altri tutorial su Arduino per andare ad approfondire questa tecnologia. E come possiamo vedere l'effetto che otteniamo è questo. Quindi i 12 pixel, ossia i 12 LED RGB che compongono questi anelli, in sequenza uno dopo l'altro vanno a cambiare colore in maniera casuale. Come esercizio puoi provare a rendere interattiva la maschera aggiungendo magari un sensore e facendo in modo che questi giochi di luce partano all'avverarsi di una certa condizione. Io intanto ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e se hai apprezzato il video metti like e dimmi cosa ne pensi nei commenti. Ricordati che puoi iscriverti al canale attivando la campanella per ricevere le notifiche. L'appuntamento con il tutorial di Web Informatica è ogni lunedì. Buono studio!